Di ritornare alla normalità. Sì, no, ma domani posso entrare domani? Ma dove oggi? Perché oggi? Gli appartamenti sono vostri. Sono le mie borse, poi davvero? Sì. Due mesi che sono. Però fatelo mamma, non abbandonate gli alberghi, fate prima riscaldare gli ambienti, un po' alla volta, perché sono freddi. Come arrivo da mattina, non è che ve ne andate dagli alberghi e vi venite a morire da freddo. Sì, non ci sono stufo come sono arrivato. Un po' alla volta, ora lo faccia rientrare in temperatura, qua è troppo fresco per questo momento. Sì, bene, è stata in albergo. Mi ha detto che posso entrare, adesso vado a fare le mie borse. Perché dice che insomma in albergo non era... No, sono 20 anni, sono 2 mesi che ci sono, bene, però sono loro di tornare a casa, sistemare tutta la confusione che ho, capito? Perché ero a letto che la notte lì sono andata al bordo e mi hanno portato giù con la maschera. Così, insomma, io voglio della mia casa e i miei ricordi. Certo. Sono entrata con mio figlio che non c'è più, però insomma. E poi ho dei vicini di casa come Edo che sono 40 anni, siamo come una famiglia, sempre bisogno proprio. Io mi sono sempre trovata bene. Dobbiamo far parte di tutto noi là, nel senso che siamo come dei, come si dice, come dei profughi, nel senso che sono trattati benissimo. La direzione è stupenda, i collaboratori sono stupendi, tutto a posto, almeno io che sono italiano e sono reggiano conosco un po' di gente anche perché prima facevo un lavoro che giravo le case, eccetera. E per di più ho trovato quel factotum dell'albergo che abbiamo lavorato insieme anche. E no, sono tutte brave persone, insomma, e c'è niente da lamentarsi, anzi, sono stupendi. Però tante volte faccio la camera io perché ho il coniglio dentro, mi lasciano il coniglio, allora ci pulisco io, insomma, ci puliamo noi, io e la mia compagna. Quindi tante volte hai sentito nostalgia di casa, insomma? Non è così, sai com'è? Non è questione di nostalgia di casa, vogliamo tornare a casa, questa è l'affermazione completa.